Partiranno ad ottobre i lavori di riqualificazione della Pineta Nord di Pescara. Sindaco Alessandrini, un'area importante a ridosso del comune di Montesilvano che prima era gestita dalla Forestale. La Forestale l'ha trasferita alla Regione, la Regione l'ha trasferita al Comune. Noi ci impegniamo con un progetto di riqualificazione di questo tratto di 280 metri di lunghezza, un tratto che io penso sia molto identitario perché la Pescara del 1927, quando cioè è nata la nostra città, aveva queste stupende pinete che degradavano fino al mare. Poi l'opera dell'uomo ha cancellato molte di queste tracce e vestigia talmente identitarie da ispirare il Vate d'Annunzio nella pioggia del Pineto, che questo è il Pineto della pioggia d'annunziana memoria. Adesso ci sono questi 280 metri, faremo degli interventi, ci sarà un percorso ciclopedonale, ci saranno stalli per le biciclette, ce ne prenderemo cura. Poi ovviamente una volta conclusi i lavori sarà necessario che non solo attiva e quindi il sistema della pulizia se ne occupi, ma anche naturalmente la cittadinanza dovrà farlo proprio. Fa davvero specie impressione vedere tutte queste carte che vengono buttate come se nulla fosse in un luogo così bello, e quindi vogliamo recuperarlo e vogliamo anche sensibilizzare i fruitori, la cittadinanza sulla necessità appunto di prendersene cura.